Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. E iniziamo con l'interrogazione del consigliere Nevi, l'oggetto numero 73, accordo di programma stipulato tra la Regione Umbria e la società Terna in data 30 settembre 2011. Ritardi della società medesima in merito all'avvio degli interventi di eliminazione degli elettrodi passanti in prossimità delle abitazioni, come in località San Sisto e in zona Fontivegge del comune di Perugia. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma questa è una questione molto importante che riguarda l'eliminazione di cavidotto, elettrodotti che passano all'interno del centro abitato e che sono ormai di costruzione molto, molto antica, diciamo, o comunque vecchia. Nel 2011 la Regione, l'assessore Rometti, l'ex assessore Rometti se lo ricorderà bene perché era stato lui uno dei fautori di questo accordo positivo, secondo me, tra la Regione e la Terna, cioè la società che costruisce gli impianti, gli elettrodotti, per smantellare i cavi appunto che passano a molto vicino alle abitazioni, anche diciamo con gravi preoccupazioni per la salute della popolazione, dei cittadini, e prevedeva l'interramento o comunque l'allontanamento dell'elettrodotto stesso dal centro abitato. Ecco, come spesso accade in questa regione, dal 2011 ad oggi non sappiamo più che fine ha fatto l'attuazione di questo accordo di programma, che tra l'altro non riguarda solo la zona di San Sisto Fontivegge, di cui particolarmente mi sono interessato e da cui è nata l'interrogazione, ma riguarda sostanzialmente tutta la nostra regione. Ecco, io penso che sarebbe ora, Assessore, di conoscere i motivi dei ritardi per i quali Terna sta appunto prendendo tempo e intimare a Terna stessa di ottemperare gli impegni presi con la comunità perugina e Umbria in genere, perché l'Umbria sarà una regione anche sostenibile se portiamo a termine questi importanti impegni programmatici che ci eravamo dati nel lontano 2011. Quindi ecco, l'interrogazione è volta a questa e mi aspetto una risposta precisa e puntuale da parte dell'assessore, perché i cittadini sono stanchi di sentire chiacchiere, vorrebbero anche dei tempi precisi, degli impegni precisi sulla base dei quali poi andare a verificare l'attuazione. Grazie. Grazie, prego l'assessore Cecchini. Sì, ma i tempi naturalmente non dipendono solo dalla Regione, qui parliamo di un accordo di programma, come citava Nevi, sottoscritto dall'allora Assessore Rometti con la Terna SPA, e con questo protocollo d'intesa si affermava intanto un metodo di lavoro che era quello di un tavolo regionale coordinato appunto dalla Regione per far sì che attraverso le procedure di valutazione ambientale strategica ci fossero momenti di partecipazione di tutti gli enti locali al processo di valutazione preventiva e anche di risoluzione di quelle problematiche che naturalmente per interventi di questo tipo insorgono. L'accordo prevedeva da parte di Terna interventi per 83 milioni di euro e indicando 12 priorità, quindi oltre quelle del territorio perugino, anche in località linea Camerino Cappuccini, linea Villavalle di Spoleto, la realizzazione, rifacimenti e potenziamenti di 8 linee esistenti, la linea di cabina primaria di Magione, di Ponterio di Perugia, linea San Sisto, Fontivegge. Rispetto alle priorità indicate, il tavolo di coordinamento regionale ha lavorato in questi anni e siamo a questa situazione. Linea Camerino Cappuccini è stata condivisa una fascia territoriale ottimale per lo studio del tracciato. Il progetto del tracciato è in fase di processo autorizzativo all'esame del Ministero.
E sul progetto presentato da Terna, la Regione ha già rilasciato il parere favorevole nell'ambito della procedura di via nazionale a cura del Ministero dell'Ambiente. Linea Villa Valle Spoleto, è stato condiviso un tracciato ottimale per il completamento della linea nel tratto urbano terminale. Il progetto del tracciato è in fase di processo autorizzativo all'esame del Ministero e sul progetto presentato da Terna, la Regione ha già rilasciato il parere favorevole nell'ambito della procedura di via. Linee esistenti, che sono appunto le 8 linee esistenti su cui si interviene, sono stati condivisi o sono in corso di condivisione le fasce di fattibilità e gli interventi sui tracciati, che per queste linee sono più, di più contenuta entità e quindi meno problematici, e quindi questi sono in via di autorizzazione complessiva. La linea cabina primaria di Magione, è stata condivisa una fascia territoriale ottimale per lo studio del tracciato. Terna ha avviato il processo autorizzativo e presentato il progetto al Ministero. La linea San Sisto-Fontivegge, nel corso 2015-2016, attraverso il tavolo tecnico di coordinamento VAS regionale, la Regione Umbria ha provveduto a mettere in condizione Terna di disporre dei tracciati, dei sottoservizi, impianti fognari, gasdotti, cavidotti, linee telefoniche, acquedotti, da parte dei rispettivi soggetti gestori che interessano il territorio nell'ambito dell'ambitato di Perugia, ai fini dello studio di fattibilità del tracciato interrato della linea. Il 20 novembre 2016 Terna ha comunicato di aver avviato lo studio di fattibilità del tracciato da interrare, ma di essere rimasto un po' indietro. Lo raddducono tra i ritardi anche le complessità emerse dopo il sisma del 24 di agosto. E in ogni caso, la Regione, attraverso il competente servizio di valutazione ambientale, ha già sollecitato ed impegnata a sollecitare Terna per accelerare i tempi e procedere allo progetto per quanto riguarda anche questa linea. Grazie Assessore, prego Consigliere Nevi per la replica. Ma grazie Presidente, io rimango un po' stupito dei tempi, insomma, se dobbiamo arrivare al 20 novembre 2016 per avviare lo studio di fattibilità c'è qualcosa che non va. Io spero che almeno questa interrogazione serva, Assessore, per fare in modo che la Giunta regionale stia più dietro a Terna. È evidente che Terna sfugge, perché interrare un tracciato, un elettrodotto, costa molti soldi, mi rendo conto, ma è qui che l'interesse pubblico deve far valere, e quindi bisogna che su questo si stia dietro più, insomma, precisamente a Terna, che è un'azienda chiaramente ormai praticamente privata, e speriamo che facciano anche le cose che interessano ai cittadini e non solo quello che gli conviene a loro, magari per ottimizzare le linee. Abbiamo visto sul complesso della Regione che su altre questioni sono più avanti, appunto perché forse in quel modo ottimizzano meglio anche il trasporto dell'energia elettrica. Quindi ecco, io spero, Assessore, che ci sia da parte della Giunta regionale una pressione forte da qui in avanti, e le annuncio che fra 4-5 mesi tornerò a chiedere delucidazioni su questo, perché veramente la gente è esasperata. Nel 2011 pensavano di aver trovato una soluzione, siamo nel 2017 e purtroppo ancora invece i tralicci sono lì, i cavi sono lì e hanno chiaramente paura per la salute. Grazie. E passiamo all'oggetto numero 81, anche questo rivolto all'assessore Cecchini. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Leonelli. Presenza di chironomadi durante i mesi estivi nell'area del bacino del lago Trasimeno, intendimenti della Giunta regionale finalizzati alla soluzione del problema a salvaguardia della stagione turistica 2017. Prego consigliere Leonelli. Grazie Presidente. Appunto, situazioni chironomadi nell'area del lago Trasimeno, un problema che non va banalizzato. Non va banalizzato perché parliamo di un'area turistica, un'area importante del nostro territorio, e che chiaramente la cui vocazione
rischia di essere inficiata anche da situazioni di questo tipo. Se non sottoposti a controllo e a contenimento rischiano di infestare appunto pesantemente l'area del bacino del Trasimeno durante i mesi estivi. La stagione turistica 2016 al lago Trasimeno è stata appunto funestata dalla presenza di insetti chironomidi, causa anche il non tempestivo intervento che ha reso impossibile una disinfestazione adeguata delle larve nei mesi più funzionali a questo intervento. L'emergenza chiaramente crea danni alle attività ricettive, alle attività turistiche, in un'area che peraltro quest'anno è stata anche pesantemente colpita dal danno indiretto da terremoto. Parlando con alcuni responsabili dei campeggi, già oggi raccontano un calo delle prenotazioni per i mesi estivi del 50%, insomma, quindi parliamo anche di numeri imponenti. La stagione turistica è ormai alle porte e chiaramente questo tema, come dicevo prima, è stato già affrontato lo scorso anno. Ora il tema è che abbiamo preso atto che c'è stato, a seguito anche di questa interrogazione, un intervento della Giunta e delle autorità competenti che hanno stanziato delle risorse, quindi vorremmo anche capire quello che un po' è lo stato dell'arte, se si prevedono altri interventi, se gli interventi chiaramente che sono stati fatti si considerano esaustivi. Ora non v'è traccia nell'interrogazione perché è stata depositata prima. Quindi ecco, conclusivamente si interroga la Giunta al fine di poter conoscere quali opportune tempestive iniziative con relativi stanziamenti intende intraprendere per la risoluzione della problematica in oggetto, così da salvaguardare la stagione turistica 2017 in un'area che peraltro, aggiungo e ribadisco, è stata già pesantemente colpita in questa annualità dalle vicende legate al danno indiretto del terremoto, pur essendo molto distante dal cratere, ma chiaramente, senza che mi ripeto su cose che conosciamo tutti, in tutto il territorio della regione ci sono stati effetti nefasti rispetto a questo. Grazie, prego Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente il lago Trasimeno, con tutto il suo territorio, è uno dei luoghi di maggior pregio non solo ai fini turistici ma anche da un punto di vista naturalistico, ambientale. Lo specchio d'acqua del lago è completamente area sic, il contorno comunque è di valore pregio, per cui gli interventi della regione in quell'area sono per lo più per garantire la cura, la manutenzione e la salvaguardia della biodiversità in generale. In questo caso, come regione, noi non abbiamo dei fondi predisposti per il progetto Chironomidi. Ma ci rendiamo conto che per quel territorio nella fase estiva fare i conti con nuvole di soggetti che sono anche interessanti perché sono comunque testimoniano un grande livello di qualità ambientale, ma allo stesso tempo provocano un grande disturbo ai cittadini per primi che ci abitano e dai turisti. Dal 2007 al 2015 la provincia di Perugia ha portato avanti un progetto specifico per il contenimento appunto di questo fenomeno, prevalentemente con risorse regionali che erano state messe a disposizione nel pacchetto di interventi straordinari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del lago Trasimeno. Dal 2015 in poi questo progetto era terminato. Ci siamo fatti carico di comunque dare una mano alla provincia di Perugia l'anno scorso con 50.000 euro e quest'anno con 40.000 euro che il servizio prevenzione e sanità con determina ha già fatto e messo a disposizione della provincia e ulteriori 30.000 euro presi dalla sintetizzo ecotassa, quindi risorse che comunque sono attinenti alle politiche ambientali che appunto la Giunta regionale sta mettendo a disposizione della provincia. Quindi 70.000 euro che sono utili perché la provincia porti avanti quel progetto avviato da tempo e come al solito dia una mano, perché ha ragione il consigliere Leonelli, o si interviene in questa fase oppure dopo è complicato, anche per affermare di far tutto quello che è nelle nostre possibilità perché l'Umbria si ripresenti al mondo non solo
per il dopo sisma, perché ha superato, diciamo, la fase di emergenza e siamo nella, ieri eravamo per fortuna su tutti i telegiornali nazionali perché abbiamo, come dire, riseminiamo a Castelluccio, quindi un grande messaggio anche nei confronti del mondo che in Umbria si guarda, si pensa al futuro, siamo già alla ricostruzione e anche che stiamo intervenendo laddove fenomeni come i chironomidi del lago possono mettere in difficoltà la presenza dei nostri turisti. Grazie, prego consigliere Leonelli per la replica. Ma sì, non aggiungo altro, nel senso che la risposta è pienamente esaustiva e soddisfacente. Mi pare che appunto vengono messi 20.000 euro in più, facendo la somma dei 40-70 rispetto ai 50.000, dei 40-30 rispetto ai 50.000 dell'anno scorso. Mi pare che si interviene appunto tempestivamente. Questo sicuramente è un segnale d'attenzione della regione a un territorio che chiaramente, anche per quello che diceva l'assessore Cecchini, ha oggi bisogno, chiaramente in tutta la regione, ma anche e soprattutto nelle zone turistiche, di avere quell'attenzione particolare dalle istituzioni che chiaramente gli possa permettere una stagione turistica più soddisfacente possibile, tenuto conto della realtà della situazione. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 86, sempre per l'assessore Cecchini. L'interrogazione è presentata dal consigliere Ricci. Funzioni a suo tempo delegate alle province ed oggi riassegnate alla Regione. Intendimenti della Giunta regionale volti ad eliminare criticità ed inefficienze circa i procedimenti, le autorizzazioni strutturali. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa, e un doveroso saluto anche a coloro che ci ascolteranno attraverso il sistema televisivo. Si tratta della interrogazione presentata con atto 1069 inerenti le autorizzazioni sismiche che nel quadro socio-economico e tecnico che stiamo vivendo assumono una rilevanza significante per le regioni del centro Italia, ma anche in particolare per la regione Umbria. Come noto, le funzioni erano prima delegate alla provincia ed ora sono state riassegnate alle regioni, in particolare alla regione Umbria, fra cui appunto le autorizzazioni strutturali in materia sismica, ma anche importanti procedimenti che voglio citare sono con i loro acronimi AWA, AIA e anche i procedimenti afferenti alle terre e alle rocce. Sono state segnalate nell'ultimo periodo in particolare e anche dalla rete delle professioni tecniche dei gravi disagi e riporto testualmente delle inefficienze e anche dei livelli di disorganizzazione, soprattutto nel quadro della sede di Terni. Ci sembrava quindi doveroso domandare alla Giunta regionale un atto ricognitivo su tale situazione tecnica, che comunque è profondamente importante, soprattutto in questo momento, anche per i tempi di rilascio delle autorizzazioni, e come si intende agire e con quali modalità organizzative, o meglio riorganizzative, per eliminare le criticità che sono state segnalate. Grazie. Grazie. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma premetto che oggi sono un po' in interrogatorio. Questo avevo già segnalato che la gran parte del contenuto di questa interrogazione non è relativa alle mie funzioni, perché tutta la parte della sismica e dell'autorizzazione relativa all'assetto idrogeologico, terra e rocce è dell'assessore Chianella, al quale però non hanno trasmesso l'interrogazione. Questo per affermare, se mi consentite, che io faccio la mia parte e magari vi metterete d'accordo, uno dei prossimi consigli l'assessore Chianella darà conto per tutto quello che riguarda la parte delle proprie funzioni. Io non credo che ci siano situazioni così eclatante, così come ha segnalato il consigliere Ricci, di inefficienza. La verità è che nel momento in cui sono rientrate dal primo di dicembre dette funzioni
in regione c'è stato bisogno di un periodo di tempo per riorganizzare funzioni, personale, sedi, dal momento che pari pari non è che sono rientrate in regione tutte quante le persone che in provincia erano assegnate a queste funzioni. Quindi c'è stato bisogno di un tempo congruo per organizzare sia gli uffici, che adesso a Terni sono riuniti in un unico palazzo, ma anche il personale, e si sta procedendo alla disamina e al rilascio delle autorizzazioni con la previsione dell'ufficio di entro il 2017 dar conto a tutte le richieste giacenti. Voglio solo portare dei numeri per quanto riguarda le AUA, quelle ferme al momento in cui sono arrivate, depositate al momento in cui le funzioni delle che erano in capo alle province, che erano state assegnate alle province, sono rientrate in regione. C'erano depositate 62 AUA nella provincia di Terni, 496 nella provincia di Perugia, 26 AIA nella provincia di Terni, 60 AIA nella provincia di Perugia, contando che poi l'iter amministrativo e le esigenze dei cittadini è andata avanti, e quindi a queste si sono aggiunte tutte quelle presentate successivamente. Questo per affermare che c'è una quantità e una mole di lavoro che è arrivata con rientro delle funzioni, che gli uffici stanno portando avanti, credo anche con grande competenza e solerzia, dal momento che appunto non è mai facile riorganizzare in tempi brevi un lavoro che per anni è stato svolto da un'altra istituzione. Grazie, prego. Consigliere Ricci per la replica. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, ma non ritengo di essere soddisfatto. Peraltro in data 20 febbraio 2017, ho la copia documentale che mi accingo a leggere, la rete delle professioni tecniche dell'Umbria, che ricordo ai signori consiglieri regionali include circa 10.000 tecnici afferenti a tutta la nostra regione e iscritti all'albo, ha inviato una lettera cogente alla giunta regionale per impegnarsi, si scrive, con determinazione la stessa giunta, a rimuovere quanto prima lo stato di inefficienze e di disorganizzazione, in particolare nella sede di Terni. È una nota che, ripeto, viene firmata dal coordinatore della rete delle professioni tecniche dell'Umbria, che include ben 10.000 tecnici iscritti all'albo nei vari e nelle varie discipline della nostra regione. Peraltro, e concludo signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, voglio anche invitare sul piano tecnico a rimuovere una procedura che i tecnici conoscono, collegata al bollino, e debbo inserire le virgolette, che determina una diciamo chiara situazione di perditempo che credo oggi non si allinea con la necessità, soprattutto nei prossimi mesi, di ricercare la massima efficacia, efficienza e ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Grazie. Bene, passiamo adesso all'oggetto 87, ancora l'assessore Cecchini ad interrogarla, il consigliere Squarta, chiarimenti urgenti circa la mancata erogazione agli agricoltori delle indennità compensative, misura 13 del piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. La misura 13 del PSR per l'Umbria 2014-2020, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, intende conseguire specifici obiettivi di conservazione dello spazio naturale e salvaguardia delle risorse naturali disponibili, compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali, al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati, e quindi prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di tale area.
Con riferimento a tale misura, il sottoscritto ha inoltrato agli uffici apposito quesito per conoscere a quanto ammontano le somme complessive relative alle indennità già erogate e a quelle ancora da erogare per l'anno 2016, nonché il numero delle indennità già erogate e da erogare. Gli uffici hanno già fornito la seguente risposta. Le domande riferite alla misura sono state presentate con scadenza fissata al 15 giugno 2016. Il numero complessivo può essere pari a 6.000 circa. Con decreto del 2017, il numero 47, ha già provveduto a pagare circa 3.700 domande per la misura in argomento, per una misura pari a 12 milioni di euro circa. Pertanto risulta ancora da liquidare circa 2.300 domande. Una consistente parte di tali domande residue risultano interessate da diverse tipologie di anomalia ai controlli AGEA, in primis riferita alla conduzione di terreni, ma a volte anche riguardanti il possesso di requisiti di ammissibilità soggettivi. Atteso che lo stesso problema si era già verificato per l'annualità 2015, l'assessore Cecchini aveva riferito a questa assemblea che AGEA ci ha garantito che entro la fine dell'anno sarebbe stato tutto sistemato dal punto di vista del sistema, ma che ad oggi appunto non era ancora predisposto. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore per conoscere se è in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti da AGEA per la liquidazione delle indennità di cui trattasi. Prego, assessore Cecchini. Ma naturalmente io sono in grado di garantire gli impegni che prende la Regione, non gli impegni che prende AGEA. Su AGEA sollecitiamo, dopodiché quando AGEA non rispetta gli impegni è chiaro che non è per colpa della Regione. Voglio ricordare, perché non è mai inutile, che noi siamo stata la prima Regione ad aprire i bandi per quanto riguarda la programmazione 2014-2020. Quando abbiamo aperto i bandi nel 2015, solo mi pare o la Sicilia o la Sardegna l'ha aperto per le indennità compensative. Questo per affermare che i nostri imprenditori agricoli, anche laddove aspettano qualche mese per i ritardi AGEA, sono stati messi nelle condizioni di non perdere neanche l'annualità che era di transizione, quella del 2015, perché noi abbiamo regolarmente messo a disposizione i bandi. Quindi mentre noi iniziavamo, anche se con ritardo, i pagamenti del 2015, le altre regioni aprivano per la prima volta i bandi della nuova programmazione. Questo credo sia sempre utile ricordarlo per affermare che comunque le risorse magari ci mettono un po' di tempo, ma i nostri agricoltori arrivano. Sulla risposta, gli uffici hanno già dato conto della gran parte, diciamo, della risposta, perché poi i dati vengono aggiornati mano a mano che AGEA fa i decreti di pagamento. E quindi dal momento in cui gli uffici hanno dato la risposta al consigliere Squarta, credo che si possa dire che il quadro è migliorato, perché delle 6.004 domande presentate per l'annualità 2016 ne sono state pagate 4.864, quindi l'81% delle domande a pagamento delle domande sono già state pagate, e in un totale tra l'altro di 16.747.000 euro, che è tutta parte pubblica, è una diciamo cifra importante per le aziende soprattutto più marginali del nostro territorio regionale. Naturalmente laddove i pagamenti non sono arrivati c'è qualche difficoltà di sistema o qualche anomalia che ha bloccato, si chiamano le famose anomalie bloccanti, proprio perché funziona tutto con sistema e laddove c'è un intoppo si ferma la pratica. La Regione sta monitorando con AGEA diciamo a livello di settimana in settimana perché si possa procedere a pagare tutto quanto il 2016 prima che arrivi la scadenza della presentazione della nuova PAC, che è il 15 di maggio. Voglio anche dire che questo è un prezzo da pagare, quello dei ritardi di AGEA, perché solo per lo sviluppo rurale il legislatore ha messo i pagamenti in capo ad un soggetto esterno da quello che fa l'istruttoria. Quindi la Regione accoglie le domande, le fa transitare poi nel sistema che vanno ad AGEA, fa tutta l'istruttoria, AGEA che è un organismo esterno paga, e questo evidentemente anche perché dove girano tanti soldi pubblici giustamente il legislatore ha messo le responsabilità in capo non allo stesso soggetto. Grazie. Il consigliere Squarta rinuncia alla replica e quindi direi di passare all'oggetto. Torniamo indietro, quindi andiamo all'oggetto numero 76, approfittiamo dell'arrivo dell'assessore Paparelli e facciamo respirare sì, l'assessore Cecchini.
E quindi passiamo all'interrogazione del consigliere Smacchi, intervenuta a sospensione dei termini per l'adesione agli strumenti dell'Unione Europea in materia di disoccupazione denominate Garanzia Giovani e Pacchetto Adulti, intendimenti della Giunta regionale volti a dare attuazione alle adesioni pervenute e tempi previsti dalla Giunta medesima per la riapertura dei detti termini. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un buongiorno anche da parte mia ai colleghi consiglieri, a tutti coloro che sono presenti e a coloro che ci guardano attraverso le telecamere. Allora, sì, parliamo di un piano importante, che è il piano del lavoro messo in campo dalla Regione Umbria per il biennio 2016-2017, un piano a cui sono stati riservati 70 milioni di euro, divisi in 24 milioni di euro per quanto riguarda il programma Garanzia Giovani, 16 milioni di euro per quanto riguarda il cosiddetto pacchetto adulti, che per la prima volta è stato messo in campo dalla nostra regione, 13 milioni di euro per quanto riguarda il cosiddetto pacchetto smart per i tirocini di ricerca all'estero e altri 13 milioni di euro con riferimento a misure volte ad implementare le assunzioni per quanto riguarda le aziende. Ora la Regione Umbria, in attesa delle risorse comunitarie, ha riaperto i bandi e quindi i termini per quanto riguarda il programma Garanzia Giovani e il cosiddetto pacchetto adulti in data 5 settembre, ma dopo alcuni mesi, cioè in data 14 febbraio, il giorno di San Valentino, assessore Paparelli, sono state richiuse le possibilità di iscrizione e di adesione, perché nel frattempo erano giunti circa 8.000 adesioni da tutta l'Umbria, sia per quanto riguarda Garanzia Giovani, sia per quanto riguarda il pacchetto adulti. Ora, la prima considerazione che si può fare è che in pochi mesi sono stati impegnati 40 milioni di euro. L'altra considerazione è come questi soldi vengono investiti e vengono spesi. Lo dico perché a fronte di circa 22.000 iscrizioni al programma di Garanzia Giovani negli ultimi anni e di circa 4.000 al cosiddetto pacchetto adulti, ora si stanno completando i colloqui di primo e di secondo livello. È chiaro che sono due situazioni diverse. Per Garanzia Giovani abbiamo delle persone dai 18 a 29 anni, per quanto riguarda il pacchetto adulti abbiamo persone oltre i 30 anni che hanno bisogno di essere reinserite nel mondo del lavoro e quindi con finalità chiaramente diverse. Ecco, questa interrogazione ha come obiettivo proprio quello di avere da lei, assessore, una fotografia anche per quanto riguarda le risorse che potranno essere rimesse in questi programmi per il futuro, ma anche aprire un quadro con riferimento al grande lavoro per quanto riguarda i numeri, li abbiamo detti, dei centri per l'impiego sia di Perugia e di Terni. So che sia lei che l'assessore Bartolini state seguendo in maniera continua e fattiva questa problematica. Anche noi in commissione abbiamo audito sia dei rappresentanze sindacali sia dell'RSU. Il problema c'è, perché su 150 persone 46 sono precarie ed è chiaro che non si può dare certezza di lavoro ai nostri giovani o ai nostri adulti quando ci sono persone a cui noi li affidiamo che anche loro hanno la precarietà e l'incertezza del lavoro. Grazie. Grazie, prego consigliere assessore Paparelli per la risposta. Sì, grazie Presidente, e grazie al consigliere Smacchi. La Regione Umbria è stata una tra le prime regioni in cui il programma Garanzia Giovani ha riscosso più elevato interesse da parte dei giovani umbri e non solo, tant'è che a un certo punto abbiamo dovuto interrompere, diciamo, questa prassi di afflusso da fuori regione per dedicarci ai giovani della nostra regione. Con Garanzia Giovani abbiamo preso in carico, al netto dei cancellati, 20.336 giovani, presi in carico 16.442, 14.000 giovani hanno ricevuto una proposta e di questi l'esito è stato 1.152 contratti a tempo indeterminato, 4.600 contratti a tempo determinato, 1.756 contratti di apprendistato, 2.000 tirocini e 300 giovani coinvolti nel servizio civile. Per questo e per questa adesione abbiamo deciso di cofinanziare il programma con risorse residue della programmazione 2007-2013 e con risorse della nuova programmazione, per un totale di 7 milioni destinati alle misure 2A, formazione mirata all'inserimento lavorativo, e misura 5,
tirocini extracurricolari che sono stati, insieme alla misura 2B, cioè reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi, le politiche più richieste. Il 16 aprile del 2016 abbiamo sospeso la possibilità di inviare nuove proposte di tirocinio dal 18 aprile per esaurimento delle risorse stanziate per la misura 5. Con la medesima però DGR abbiamo previsto che chi aveva già tecnicamente presentato, diciamo, una proposta o un progetto che avevano ricevuto, per quei giovani che avevano ricevuto una proposta di politica attiva che non trovava copertura finanziaria, di avere una priorità nei programmi regionali di politica attiva laddove compatibili per target e per tipologia di misura assegnata. Il 30 maggio abbiamo quindi deciso di interrompere la possibilità di stipulare patti di servizio che portassero all'assegnazione di queste misure, lasciando aperto invece quella per i tirocini tradizionali, l'autoimpiego e il bonus occupazionale. Poi, dando continuità al programma nazionale Garanzia Giovani, come dicevo, abbiamo attuato il programma delle politiche del lavoro cui lei faceva riferimento, 2016-2017, prevedendo percorsi di politica attiva per giovani disoccupati con età inferiore a 30 anni, quindi pacchetto giovani, una nostra sorta di garanzia, diciamo, giovani Umbria, in attesa che la misura del governo si rimettesse in moto, e la misura garanzia adulti, che funziona con gli stessi meccanismi per gli over 30, coloro cioè che erano usciti dal mercato del lavoro a causa della crisi, dovevano reinserirsi nel mercato del lavoro. Questo documento ovviamente è articolato su 4 pacchetti, dicevo, garanzia giovani, con cui abbiamo stanziato 24, garanzia giovani Umbria, 24 milioni, di cui 2 milioni già con finanziamento del piano attuativo di garanzia giovani. Abbiamo ottenuto, attraverso la registrazione al portale Lavoro per te, un'adesione di 4.512 giovani, presi in carico dai centri per l'impiego 2.568, di cui 2.000 circa in provincia di Perugia e 500 in provincia di Terni. Per questo, diciamo, è dato il numero esiguo degli addetti, diciamo, in provincia di Terni, che ci creano, diciamo, questo gap nella presa in carico. Abbiamo ieri assunto una delibera di rafforzamento per sveltire, diciamo, questa presa in carico e l'assegnazione delle misure a questi giovani. Ad oggi comunque abbiamo assegnato circa 2.000 misure, di cui 800 finalizzate al diritto dovere, 766 tirocini extracurricolari, 382 voucher formativi. Abbiamo interrotto il flusso dei giovani che si presentavano, perché prima vogliamo finire di servire quelli che abbiamo, e il flusso dei dipendenti dei centri per l'impiego in carico non ci consentono oggi di prendere in carico ulteriori persone, perché non riusciamo altrimenti a dare la risposta nei tempi che noi vorremmo, che sono ciechi. Quindi, non appena, diciamo, avremo smaltito la gran parte, lo stiamo facendo, riapriremo la misura in questa direzione. Questo vale, stesso vale per il pacchetto adulti, che ha ricevuto 3.829 adesioni, di cui presi in carico già 2.300. Accanto a questi, ricordo i progetti Cresco, con 456 assunzioni già previste e con una richiesta di risorse che vanno a raddoppiare quelle impegnate, che ci possono far dare una stima che nel corso del 2017, non appena ci verranno assegnate le misure dal Ministero, potremo arrivare con questa misura, che è una best practice presa da tutte le regioni, a circa 1.000 occupati con questa misura a tempo indeterminato. Grazie. Prego, consigliere, brevemente per la replica, perché siamo fuori con i tempi. Grazie Presidente, grazie Assessore. Credo che la strada sia quella giusta, Assessore. Ora però bisogna assestare bene la macchina, per due motivi. Il primo, perché bisogna capire bene, lei ha parlato di numeri e anche di contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato. Bisogna capire bene l'esito di questi contratti, che tipo di contratti sono, perché ad esempio a me un dato mi fa impressione. Quando ho letto che su 4.000 persone che sono andate ai centri per l'impiego per il pacchetto adulti, più di 1.000 sono persone disabili legate alla legge 68, ma questo significa che noi su questo fronte dobbiamo fare uno sforzo ulteriore,
perché quelle sono persone ancora più in difficoltà e il mondo del lavoro tende ancora di meno a recepire queste persone. Quindi i nostri sforzi nella finalizzazione dei colloqui, perché è questo, non è che possiamo solo alimentare con queste risorse i colloqui, dobbiamo trovare posti di lavoro. I nostri sforzi dovranno andare in questa direzione e la prego in questo piano straordinario di tener conto di quello che è il dramma di questo periodo per l'intero Paese e per la nostra Regione. Grazie. Sì, all'oggetto 90, ok. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, rivolta all'assessore Cecchini, ThyssenKrupp, mancato rispetto standard ambientali, mancato aggiornamento AIA, motivi di ritardi della Regione. Prego, consigliere Liberati. Sembra particolarmente complicato far rispettare la legge a certe multinazionali. Sembra particolarmente complicato quando la politica è totalmente asservita nei loro confronti, con delle situazioni che parlano davvero di Stato nello Stato. Rispettare la legge però è qualcosa che tocca a tutti, perché non esistono soggetti legibus soluti e quindi anche ThyssenKrupp, se non vuole ulteriormente ammorbare la conca Ternano-Narnese e provocare danni nei confronti delle vite umane, anzitutto dei lavoratori e poi di tutti i cittadini, dovrebbe provvedere. Così dovreste provvedere però anche voi, perché nel 2014 non è Liberati o il Movimento 5 Stelle che l'ha scritto, ma ARPA Umbria stessa segnalò alle autorità competenti che ThyssenKrupp non stava rispettando gli standard ambientali. Qui ho la missiva, numerose normative conculcate. Ovviamente sono passati 3 anni e si fanno tavoli e tavolinetti poligonali, rotondi, angolati, arcuati, che a poco servono. Qui occorre che voi vi assumiate delle responsabilità, ci mettiate le mani assieme al governo, ci mettiate eventualmente i soldi, li accompagnate a riqualificare gli impianti se siete in grado, altrimenti continuiamo a temporeggiare e questo non serve a nessuno. Abbiamo le falde acquifere contaminate da metalli pesanti, anche extra moenia, falde acquifere ovviamente non idropotabili, anche con cromo esavalente. Se a voi sta bene, a noi no. La situazione generale è ulteriormente peggiorata nel corso degli anni, tanto che sono stati sfondati gli obiettivi qualità per quanto riguarda il nickel nell'aria. Insomma, nickel, cromo e mercurio a gogo, così come nel fiume Nera, secondo studi ecotossicologici di parte, cioè la stessa Thyssen lo dice, ma nessuno ovviamente le dice niente, perché questo è il paese di Pulcinella, perché questo è sempre il solito paese in cui il piccolo viene schiacciato e il grande, specie se straniero, specie se tedesco, nessuno lo tocca. Allora, rispetto a questo vogliamo capire se avete almeno inviato tutte le necessarie diffide all'azienda, se abbiate provveduto, e dopo 3 anni appunto cosa si è cambiato, perché leggere la cronaca dei giornali e osservare che stiamo ancora ai tavoli e che farete uno studio, l'ennesimo studio sanitario sulla città, a me fa semplicemente... Grazie consigliere Liberati. Prego assessore Cecchini. Per marcare la differenza tra l'efficienza e l'inefficienza, consigliere Liberati, ci avete il sindaco di Roma che ha dimostrato e dimostrerà quello che sa fare. No, questo perché... Certo, no, per non favore, devo dire niente, per devo favore, solo dire non che è... lei per ogni favore... volta che fa un'interrogazione la premette con insulti e considerazioni che voglio dire, ognuno... rispondere quello che dice di quello che fa. Consigliere Liberati, okay, tranquillo. Lasci l'assessore allora, rispondere. Credo che ci stia a cuore la salute degli umbri, ma dei ternani lo dimostriamo non solo con questa interrogazione, ma con gli atti concreti che portiamo avanti tutti i giorni, relativa a tutti quanti le situazioni, sia quanto riguarda le acque, sia quanto riguarda l'aria, e relative a questioni che a volte sono afferenti, come in questo caso alla Thyssen,
in altre occasioni ad altre aziende in un territorio dove nel tempo si è concentrato un insieme di insediamenti produttivi che, bisogna anche dire ad onor del vero, incidono marginalmente rispetto a quanto incide ad esempio nella qualità dell'aria il traffico e il riscaldamento domestico. Ma per stare al tema, naturalmente il polo siderurgico di Terni, attualmente di proprietà di Acciaio Speciali Terni S.p.A., è un polo che rappresenta un punto importante nella produzione del territorio ternano. Nello stesso polo industriale operano non solo l'impianto autorizzato con AIA 2010, l'AIA di cui parla, ma anche altri due società incaricate di condurre attività tecnicamente connesse attraverso impianti anch'esse soggetti ad AIA, il server SRL che gestisce il ciclo delle scorie e l'Indegas che gestisce un impianto per la produzione dell'idrogeno attraverso forni per la lavorazione. Naturalmente l'AIA che è stata rilasciata nel 2010 in un primo tempo aveva valenza quinquennale, così come recitavano le leggi, fino a che è intervenuto il nuovo decreto legislativo che fa sì che che la durata possa essere di 10 anni, a meno che non si ravvisi da parte delle autorità competenti elementi che mettono in discussione la validità di questa AIA, e questo può avvenire anche il primo anno dopo il rilascio di detta autorizzazione. Il tutto stava in capo alla provincia di Terni, così come riguarda tutte le AIA di cui parliamo fino al 2015. La stessa provincia, d'intesa con ARPA, monitorando il sito industriale, aveva già predisposto l'avvio delle procedure per rivedere l'AIA, dal momento che determinati parametri erano al limite o a volte andavano anche oltre, e per questo l'AIA, che ancora non è stata rilasciata, aggiornata, ha avuto momenti di confronto dove la Regione, attraverso ARPA, attraverso altri soggetti coinvolti, ha chiesto all'impresa di rimettersi in sintonia con i parametri che non erano giusti, anche attraverso diffide. Il lavoro che è avviato e che ci è stato consegnato dalla provincia di Perugia, quindi con l'iter già avviato, ha visto i nostri uffici continuare, e le ultime conferenze che si sono tenute il 14 marzo, che riguardava la situazione delle acque reflue e depuratori, il 21 marzo, che era relativo al progetto recupero scorie e discariche, il 28 marzo, che riguardava emissioni in atmosfera diffuse convogliate, per affermare che comunque quando si tratta della revisione di un'AIA non basta una conferenza di servizio, perché le questioni in campo sono tante. L'ufficio ritiene che, così stando le cose, entro la fine del 2017 sarà nelle condizioni di completare la revisione AIA, e questo 3 anni prima di quanto afferma la legislazione vigente, che appunto dà 10 anni di tempo. Nel frattempo, ripeto, sono state inviate diffide e richiesto di migliorare i parametri. Il consigliere chiede anche di mettere a disposizione i documenti e le diffide, ma naturalmente questo, c'è già un regolamento che stabilisce in che modo i consiglieri entrano in possesso dei dati della Regione, credo non attraverso la richiesta semplicemente fatta l'assessore. Grazie assessore. Consigliere Liberati, se vuole brevemente per la replica, perché siamo sì, fuori. Il testo unico ambientale non dà solo 10 anni, ma dispone il riesame delle autorizzazioni integrali ambientali in alcuni casi specifici, che sono questi e che sono stati messi per iscritto 4 anni dopo, soltanto perché le associazioni ambientaliste facevano pressione legittimamente sulle istituzioni sonnolente, narcotizzate dal potere economico di questa industria che non rispetta le regole. E le regole vanno rispettate a Perugia come a Terni, a Orvieto come a Spoleto, ovunque. Quindi la ThyssenKrupp è ora che si mette a posto, che trova i soldi dove li deve trovare, è quotata in borsa ovunque nel mondo. Quindi tiri fuori i soldi, lo faccia, e voi fate il vostro lavoro perché lo faccia. Bene,
Oggetto numero 91. Si tratta di una interrogazione rivolta all'assessore Bartolini, presentata sempre dai consiglieri Liberati e Carbonari. Appalti assegnati al CNS, Consorzio Nazionale Servizi, in Umbria e loro controvalore. Verifica delle condizioni di esclusione e decadenza post sentenze del Consiglio di Stato. Prego, consigliere Liberati. I soldi che buttiamo, grazie Presidente, negli appalti manipolati, negli appalti in cui c'è cartello, e questo è già accaduto, poi dopo non li ritroviamo per servire i nostri cittadini. Allora qui c'è un consorzio, cosiddetto Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, associato Legacoop, che è stato sanzionato dal Consiglio di Stato per aver fatto cartello per oltre 1 miliardo di euro su pulizia delle scuole, su appalto pulizia scuole. È stato anche sanzionato dall'antitrust. Ovviamente parliamo di concorrenza tra imprese, parliamo di grandi, grandissime tematiche, però questo non è che non abbia rilevanza in Umbria, anzi ce l'ha alla grande, considerato che il Consorzio Nazionale dei Servizi gestisce anche in Umbria arcimilionari appalti, global service cosiddetti, sta attraverso una consociata costruendo le casette, le famose casette per i terremotati colpiti appunto dal sisma, per i cittadini colpiti dal sisma, e sta facendo molto altro. Allora, poiché qui parliamo della pubblica amministrazione, ogni stazione appaltante deve esercitare i poteri di verifica al fine di valutare le condizioni di esclusione, di decadenza dai bandi di gara, garantendo la legalità, garantendo la pubblica amministrazione, garantendone l'immagine, assicurando la piena e sana concorrenza tra aziende sane. Allora vorremmo capire il controvalore economico in gioco in questo momento da parte del CNS in Umbria, che credo che sia di diverse decine se non centinaia di milioni per quanto riguarda gli appalti che hanno preso, verificando se, come hanno già fatto altrove in Italia, il CNS, appunto associato Legacoop, il CNS possa essere escluso definitivamente dagli appalti nella nostra regione. Perché ci sono tre sentenze, non una, tre sentenze del Consiglio di Stato su questa vicenda. È stata violata la norma 101 del Trattato Fondativo dell'Unione Europea sulla concorrenza tra imprese. Basta furbi! Prego, Assessore Bartolini. Allora, rispetto alla prima questione sulla rilevazione degli appalti aggiudicati al Consorzio CNS, io naturalmente rispondo per l'ente della Regione Umbria. Nell'ente regionale Regione Umbria non c'è, per quello che mi hanno fornito notizia, non c'è alcun appalto aggiudicato al Consorzio CNS. Per quanto riguarda la questione specifica che lei e il Movimento 5 Stelle ha sottolineato di queste tre sentenze, di cui peraltro solo una riguarda il CNS, perché le altre due riguardano le altre due società che sono state oggetto della sanzione dell'autorità del garante della concorrenza per violazione dell'articolo 101, è sicuramente vero che il Consiglio di Stato ha erogato una sanzione, o per meglio dire il TAR e poi il Consiglio di Stato hanno confermato, anche se riducendo la sanzione, e hanno rilevato questa situazione abusiva. Nel Movimento 5 Stelle peraltro cita una gara dove è stata fatta l'autotutela presso l'azienda ospedaliera di Salerno, e però questo annullamento derivante proprio dal fatto che ci sono state queste sentenze che avete richiamato, questo annullamento è stato annullato dal TAR Salerno. TAR Campania Salerno 2 gennaio 2017 numero 10, che approfondendo la tematica da voi sollevata in questa sede ritiene che la sanzione erogata dall'antitrust
non sia motivo né di esclusione né tantomeno di autotutela. Ciò per questa argomentazione che questa mattina mi sono andato a leggere direttamente io sul sito della giustizia amministrativa. La previsione di tutele anticoncorrenziali sanzionate dalle autorità europee era prevista nella direttiva, ma era una possibilità, un'opzione. Questa opzione non è stata tradotta dal decreto legislativo 50 e quindi il TAR Salerno ritiene che non possa e non debba essere oggetto di esclusione. Del resto, va anche ricordato una cosa, l'accertamento c'è stata, la sanzione c'è stata e, come sapete, in base alla giurisprudenza CEDU esiste in questa materia il principio del ne bis in idem, per cui una volta che ci sia stato un accertamento tipico, come nel caso, non debbano essere disposte altre misure. Bene, prego consigliere. Bene, quello che prevede il buonsenso viene smentito da quello che viene raccontato, descritto dall'assessore, solo che la sentenza del TAR non è una sentenza definitiva, in quanto manca il Consiglio di Stato e bisogna vedere se il TAR di Salerno si sia riferito o meno alla sentenza del TAR o del Consiglio di Stato precedente. Quindi lei ce la deve dire tutta. Poi, per quanto riguarda la materia, ripeto, la pubblica amministrazione ha un potere di autotutela che può mettere in atto subito. Se non lo fa è complice dei furbi. Bene, allora chiudiamo questa sessione del Question Time. Grazie.